sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questo fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza. Mendicare, mi vergogno. Io so che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lottò con l'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessuno servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Abbiamo un grande dono attraverso la parola che abbiamo ascoltato, che ci aiuterà questo dono a capire l'amore di Dio per noi e a cosa devono servire i tanti doni che Lui ci ha fatto. Ecco, nella lettera di San Paolo, non so se l'avete notato, c'erano queste parole: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Diciamo due volte: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Ancora. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Adesso cambiamo un po' questa frase per riferirla direttamente a noi. Dio vuole che io sia salvo e giunga alla conoscenza della verità. Ecco, questo sembrano due frasi, ma in realtà è una sola. Adesso
adesso cambiamo ancora, dite con me. Dio vuole che io sia salvo, giungendo alla conoscenza della verità. Ecco perché la salvezza viene a noi col conoscere la verità. Di quale verità si tratta qui? Perché con questa parola noi indichiamo tante cose, per esempio tante volte indichiamo a livello morale il contrario della bugia, quando diciamo di la verità, non dire la menzogna, ma non si tratta di questo. Qualche volta verità indica la conoscenza delle cose naturali, la conoscenza scientifica è una conoscenza vera attraverso le cause dei fenomeni, ma non si tratta di questo. La verità di cui si parla qui è conoscere l'amore di Dio per te e come Lui ti vuole salvare dalla potenza del male. Conoscere la verità è conoscere che Dio mi ama e attraverso Gesù e lo Spirito di Gesù mi dà una via di salvezza perché possa essere felice e tornare da Lui. Adesso una domanda per vedere a che punto siamo nella conoscenza di questa verità. Non c'è bisogno che rispondete ad alta voce, basta nel vostro cuore. Tu credi davvero che Dio ti ama? Sei convinta che sulla tua vita personale c'è l'amore immenso di Dio? Ecco, se tu puoi rispondere sì, con sincerità, significa che questa verità tu l'hai conosciuta e sei sulla strada della salvezza. Ma se nel tuo cuore ancora c'è l'idea che Dio quasi ti ha abbandonato, che ti è lontano, che non si interessa di te, che tu non conti per Lui, devi avere un po' di timore di questa situazione, perché significa che questa conoscenza della verità ancora non è sbocciata in te. Però ancora il Signore ti dà tempo, anche oggi in questa messa, per progredire in questa conoscenza, che è la cosa più bella della tua vita, tu forse non lo sai ancora, Dio ti ama immensamente e per riaverti felice con sé ha sacrificato Gesù, suo figlio, nulla di meno. Tu per Dio conti, per Dio Padre, quanto il sacrificio di Gesù, suo figlio. Ecco, se questa verità entra nel tuo cuore, tu cammini sulla strada della pace e della salvezza, qualunque siano le circostanze e le disavventure della tua vita. Ecco, questa è una cosa bellissima. Poi adesso facciamo un secondo passo. Dalla scoperta che Dio mi ama, che è un atto di fede semplice, noi poi possiamo fare esperienza di questo amore rendendoci conto dei doni che Lui ci fa, perché l'amore per esprimersi, per noi che siamo sulla terra, ha bisogno di doni, di esprimersi in doni concreti. Sarebbe bello che oggi tu ti rendessi conto di più di alcuni, almeno di alcuni, Dio te ne ha fatti tanti, io manco li conosco tutti, doni, ma almeno di alcuni, io te li elenco alcuni. Uno è il dono immenso della vita. Io qualche volta con i miei amici quando mi incontro la mattina scherzo con loro, dico: ah, che fortuna che abbiamo avuto, siamo vivi. Mi ricordo una vecchietta una volta che poverina aveva parecchi malanni, mi sono avvicinato, gli ho detto: beh, come stai, come va? E lei mi fa: bene padre, anche stamattina ho aperto gli occhi, nel senso che sono viva, c'ho un nuovo giorno. Quindi un dono grande che il Signore ci fa, cui non pensiamo di solito, è il dono della vita e del tempo.
questo è un dono immenso, perché oltre a farci godere di un giorno nuovo, va a ripercuotersi nell'eternità, nella vita oltre la morte. E non c'è nessun istante della vita che sia inutile o che sia solo negativo. Secondo, il tempo che Dio ci dà è un grande dono. Nella liturgia, in un prefazio, si dice: ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono del tuo amore per noi. Diciamo una volta: ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono del tuo amore per noi, quindi il tempo. Poi, oltre a questo, Dio ci fa altri doni, per esempio poter capire l'intelligenza, poter capire che Lui ci ama e poter capire tante cose. Questo è un dono grandissimo, anche se io non ho tanta cultura. Il Signore ha messo in me un germe di luce qua, di intelligenza. Posso capire che Lui c'è, che mi vuole bene, posso capire tante cose del mondo e posso amare, ricevere il suo amore e anche darlo agli altri. Poi, insieme a questo, ci sono altri doni che a volte sono diversi l'uno dall'altro. Per esempio, uno è portato a insegnare, uno è portato ai lavori pratici, uno ha l'intuito nella conoscenza delle persone, uno ha la forza fisica, uno ha la bellezza, tanti altri doni. Adesso la parabola di oggi ci vuole dare un grande insegnamento. Il primo è questo: non scambiare i doni con il donatore. Mi spiego meglio. Noi qualche volta sulla terra, se il Signore non ci dà un aiuto, facciamo un grandissimo sbaglio. Pensiamo che dalle cose terrene possa venire la nostra felicità. Più io ho, meglio starò. Questo è un inganno che rovina la vita di molti. Non so se hai notato questo particolare, che sembra un po' strano nel Vangelo di oggi. Gesù nella parabola chiama disonesta ricchezza. Se non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi darà quella vera? Perché si chiama disonesta la ricchezza? Perché di per sé la ricchezza non è né buona né cattiva in sé, anzi con tanti beni si può fare tanto bene alla gente. Perché si è chiamata disonesta? Perché la ricchezza spesso ci può ingannare, ci può dare una promessa di felicità che poi non arriva. Io ho conosciuto persone anche molto dotate, con tanti talenti, che sono andati da un fallimento all'altro, un titolo all'altro, un incarico all'altro, alla fine zero, perché la ricchezza ha questa potenza di illuderci. Ecco, come si fa a scappare da questo rischio? Dobbiamo tutti diventare francescani, lasciare tutti i beni che abbiamo, ritirarci in qualche convento in cima a un monte? Che dite voi? No, non è quella la strada. La strada principale è questa: lottare perché Dio sia al centro del mio cuore. Io devo sperare la felicità da Dio, non dalle cose, perché la vita chi te l'ha data? La vita Dio è onnipotente, non i soldi, non una bella casa, non le tante amicizie, non la cultura. Dio ti dà la vita ogni giorno e Lui ti può dare la felicità, la realizzazione piena della tua vita. Ecco perché finisce la parabola: non puoi servire due padroni. Non puoi avere due signori alti allo stesso livello. Il denaro, i beni della terra e Dio stesso. Quindi scappiamo alla trappola
dell'avere, del troppo avere, con mettere al centro del nostro cuore Dio. Adesso glielo diciamo al Signore, poi ti invito a ripeterlo per conto tuo. Signore Gesù, libera il mio cuore da ogni illusione. Voglio che solo tu sii il mio Dio. Voglio sperare da te la mia felicità. E voglio camminare sulla via dei tuoi comandamenti. E di tutti questi comandamenti, che sono diversi, il Vangelo ce ne ricorda uno, che è amministrare bene i doni che lui ci ha dato. Ecco, qui arriviamo all'ultimo punto. Amministrare bene i doni che lui ci ha dato, perché se tu ti svegli un po' e ti fai, metti da parte un certo pessimismo, un certo, come si dice, io non valgo niente, sono sfortunata, eccetera, eccetera, se tu allontani un po' questi pensieri e apri gli occhi della mente, vedrai che hai tanti doni, e man mano che li metti a servizio degli altri, il Signore te ne darà altri. E ti farà scoprire alcuni che tu hai e che non sai di avere. Quindi, i doni che Dio ci dà, sia quelli più piccoli, sia quelli più grandi, sono per servire gli altri, per aiutare gli altri, per sostenere e dare qualcosa agli altri. E il Signore dà a te qualcosa che gli altri non hanno. L'amore che tu puoi dare a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, eccetera, al prossimo collega di lavoro, quell'amore che tu gli puoi dare, solo tu glielo puoi dare. E di tutti questi doni che il Signore ci ha dato da mettere a servizio degli altri, noi dobbiamo rendere conto a Lui. Attenti qui, dobbiamo rendere conto a Lui. Avete sentito qui l'inizio della parabola? A un certo punto arriva sto padrone e dice: rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. Così all'improvviso, lui era stato un po' disonesto, eccetera, e l'hanno accusato, ma il padrone sorride. Questo fatto simboleggia il momento in cui Dio ci chiamerà a sé. Quando finisce la vita sulla terra, noi andiamo dal Signore, non andiamo dal nostro marito, dalla nostra moglie, dal datore di lavoro, neanche dal prete della nostra chiesa. Andiamo dal Signore e a Lui dobbiamo rendere conto della nostra vita, che è il dono fondamentale, e dei vari doni di cui Lui ci ha arricchito. Dobbiamo rendere conto, perché i doni che Lui ci dà sono preziosi, vengono dalla sua creazione, vengono anche dal sangue di Gesù, Lui ce li dà per aiutare gli altri, di quelli dobbiamo rendere conto. Un po' di timore dobbiamo averlo, ma non troppo, di questo giudizio, perché il Signore ci vuole bene, Lui è un giudice diverso dagli altri, ci vuole bene, però dobbiamo saperlo questo, dobbiamo saperlo, questo fa parte del Vangelo, questo, anche se non sempre, è una buona notizia. Noi sulla terra non ci stiamo all'infinito. Finisce il tempo della terra e Dio nella sua sapienza, che noi manco capiamo granché, ha nascosto a noi l'ora della morte. Non sappiamo quando finisce. Io ho accompagnato ad un funerale di un grande amico giorni fa, è morto a 43 anni. Io ho avuto un fratello più piccolo di me, è morto quasi all'improvviso a 39 anni, stava bene così, sembrava. E poi ci sono quelli che muoiono a 100 anni, 110, ma noi non sappiamo. Il fatto che Dio ci ha nascosto l'ora per noi è un aiuto, è una condizione difficile, perché viviamo ogni giorno pronti a rendiconto. Possiamo comparire davanti a Lui. Questo è anche una grazia di distacco dei beni terreni, perché se tu ti ricordi di questo, vedrai che non ne fai un dramma se c'è un po' di dissesto finanziario, c'è una lite in famiglia. Sì, ci sono, ma quando tu ti ricordi
nell'ora della morte, del rendiconto a Dio, le cose della terra si relativizzano tutte e diventano relative secondarie. Quindi esercitare i doni che Dio ci ha dato a servizio degli altri. Poi la prima lettura ci dice anche, ma penso che forse per noi no, lo dico per completezza, mai fare soprusi ai poveri, mai approfittare dei poveri, perché Dio è molto geloso. Se tu avessi un figlio che sta male, che è mezzo handicappato perché non capisce le cose, cioè, e uno te lo maltratta, ne approfitta, tu papà o mamma, cosa senti nel tuo cuore? È peggio che se l'avessero fatto a te. Questi poveri sono figli amati da Dio perché più sofferenti degli altri. Quindi stai ben attento di non fare soprusi, di non approfittare, perché dice Amos, questo profeta, Dio non dimenticherà mai questa ingiustizia che hai fatto ai suoi figli bisognosi. Ecco. E ultima cosa e finisco. Il padrone della parabola fa pure una cosa strana, perché loda l'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza, avete visto che come aggiusta i conti eccetera, e cerca di farsi degli amici con questi interventi ultimi. Cosa vuol dire questo, che ha fatto bene a fare gli imbrogli? No, vuol dire che noi nell'uso dei beni dobbiamo essere ingegnosi, riflessivi, usare l'intelligenza per usarli bene, inventarci le cose per poter aiutare di più gli altri. E Padre Annibale in questo ci ha lasciato un segreto, che è quello di chiedere i buoni operai. Lui dice che quando noi facciamo la sua preghiera per gli apostoli santi è come se Dio ci moltiplicasse le braccia per poter arrivare anche ai lontani. Così sia.